Allora, diciamo che possiamo senz'altro dire che le fondazioni rappresentano un po' un caso esemplare in cui si vanno a riunire tutta una serie di condizioni che sono venute fuori anche dagli interventi precedenti, che ci dicono che progettare una struttura pensando soltanto alle prestazioni meccaniche e di classe di esposizione, secondo le norme che poi andremo a menzionare, non è senz'altro sufficiente a garantire poi la durabilità della struttura. E in particolare vedremo che vari aspetti che concorrono a garantire la durabilità di una struttura nelle fondazioni, le precauzioni che io dovrò adottare sono tanto più importanti in considerazione del fatto che gran parte delle strutture di fondazioni hanno poi una difficoltà, una volta messe in opera, a essere ispezionate, quindi ad essere controllate e anche poi ad essere eventualmente riparate nel caso si possano, vengano fuori dei difetti. Quindi sicuramente uno degli aspetti di partenza principali è quello di progettare una struttura che sia durabile dal punto di vista della classe di esposizione. E qui vedremo, ci sono tutta una serie di norme, non solo la 206, ma anche altre di approfondimento a livello uninazionale, che ci vengono in aiuto anche per sopperire delle lacune o delle mancanze di raccomandazioni che non troviamo nella 206. L'altro aspetto è quello del discorso del gradiente termico. Molte delle strutture di fondazione sono degli elementi, strutture considerate massive, quindi veramente spessori, immaginiamo le platee per esempio, dove quindi il controllo della fessurazione per gradiente termico è uno degli altri aspetti fondamentali. L'altro è quello della difficoltà del getto, o meglio la necessità di garantire getti continui di volumi elevati, getti in profondità che io quindi non riesco a valutare o a vibrare perfettamente, quindi avrò necessità di avere delle ricette superfluide, autocompattanti, ma allo stesso tempo non segregabili, quindi gli SCC. Strutture che soprattutto se penso alle platee oppure alle muri di vasche interrate presentano il problema del ritiro in fase plastica o in fase successiva, quindi un ritiro idraulico con conseguente rischio di fessurazione di cui abbiamo ripetutamente menzionato negli interventi precedenti. E anche qui quindi ci sono delle precauzioni, delle progettazioni che dovremo prendere. L'altro aspetto non trascurabile anche in considerazione dei volumi elevati che riguardano i getti delle fondazioni è quello della sostenibilità, quindi ampio spazio a tutti quei materiali che mi portano in qualche modo a ridurre i consumi della CO2 nell'intero processo produttivo, a ridurre l'impiego di materiale vergine ricorrendo quindi a sottoprodotti industriali e anche ad aumentare di per sé la durabilità, la vita utile, quindi che anche questo è un aspetto che va a concorrere nella sostenibilità dei materiali. E vedremo poi che in qualche modo tutti questi argomenti che vedete nella slide, nell'intorno della slide, vanno a confluire, hanno un denominatore comune, che è quello dell'impiego delle aggiunte minerali pozzolani che o all'interno del cemento o in aggiunta di questo, che è appunto l'aspetto che
un po' accomuna tutte queste questi aspetti e queste progettazioni dei vari, delle varie tematiche che andrò ad affrontare. Ecco, cominciamo aspetto durabilità nei confronti di una certa classe di esposizione. Adesso io qui non vi voglio tediare con questo tabellone, ma era semplicemente un promemoria per ricordarci che diciamo dobbiamo fare riferimento a più norme che ci indicano, che ci danno delle informazioni complementari tra di loro riguardo alle classi di esposizione. La norma principale è la N206, che tra l'altro è uscita recentemente, l'ultima edizione del 2021, ma poco cambia rispetto alla precedente, e che è recepita a livello nazionale dalla 11.104. Cosa ha sostanzialmente di diverso la norma nazionale? Diciamo che ha in alcune classi di esposizione dei requisiti un po' più severi in termini di resistenza a compressione, di rapporto acqua cemento, ma soprattutto, ed è un aspetto che a me non, diciamo, non lo considero un miglioramento, e poi vi spiegherò perché, il fatto di avere sistematicamente aumentato il dosaggio minimo di cemento che viene richiesto per le classi di esposizione, varie classi di esposizione. Quindi diciamo entrambe, man mano che aumenta l'aggressività ambientale, sappiamo tutti, va a diminuire il rapporto acqua cemento, a aumentare la corrispondente RCK minima e anche il dosaggio di cemento in maniera, ecco, più massiccia nel caso della 11.104, ma per fortuna, e ricordo di avere diciamo particolarmente sollecitato questa attenzione a questo aspetto quando nella commissione UNI si è proceduto alla modifica della norma nazionale, per fortuna sono state introdotte delle deroghe a questi massimi dosaggi di cemento indicati proprio nei casi che sono di maggiore interesse nelle fondazioni, e cioè nel caso di strutture massive o nei casi in cui voglia essere contenuto il ritiro igrometrico. Ecco, in questi casi la norma nazionale ci permette di derogare ai dosaggi massimi di cemento, e questo è un aspetto che in alcuni casi è molto importante. Un'informazione fondamentale per la durabilità che troviamo non in queste due norme, la 206 e 11.104, ma in una norma italiana che è la 11.417, è quella sulle i leganti e i cementi più idonei da adottare. Allora, voi vedete qui che sicuramente allora il caso, la condizione meno severa per le fondazioni è quella della classe XC2, cioè un semplice attacco da parte dell'anidride carbonica, quindi corrosione indotta dalla CO2, in una condizione non troppo gravosa, perché le strutture sono interrate, quindi con elevati contenuti di umidità, e quindi la classe non è delle più severe di quelle della carbonatazione, tra quelle della carbonatazione. Quindi rapporto acqua cemento, vedete, 0,6, RCK minima di 30. Quando invece vado nelle condizioni in cui possa avere un'aggressione da parte dei cloruri, che siano acque di mare, XS o altri cloruri, per esempio quelle delle piscine o comunque di altre lavorazioni chimiche, in questo caso non è più sufficiente pensare al rapporto acqua cemento e alla resistenza meccanica, ma è fondamentale anche scegliere il tipo di cemento giusto, e quindi cementi pozzolanici di tipo 4, 5 o 3, quindi a seconda del tipo di pozzolana, che sia la cenere, fumo di silice, la loppa, un miscuglio delle tre che andrò a impiegare. Gli stessi cementi sono raccomandati nelle condizioni in assoluto più diciamo severe, che sono quelle della classe XA, cioè di aggressione
vari agenti chimici, primo fra tutti, diciamo il più frequente è quello della presenza di solfati, per cui ritornano sempre questi cementi raccomandati, oltre ai cementi resistenti ai solfati, oppure una combinazione che può essere ottenuta anche impiegando cementi Portland, CEM 1, CEM 2, con l'aggiunta a parte di aggiunte minerale pozzolanica. Ecco, tra solo un appunto, tra i vari cementi che nella norma dei cementi, la 197, vengono come indicati resistenti ai solfati, ci sono anche i normali cementi Portland, CEM 1 con la sigla SR. Ecco, dovessi dire, cioè scegliere ovviamente tra un cemento SR di tipo Portland e invece un SR di altro tipo pozzolanico, è sicuramente raccomandabile andare verso dei cementi con le pozzolane all'interno, in quanto mi vanno a coprire e garantire una durabilità verso tutta una serie di agenti chimici aggressivi, tra cui appunto anche i cloruri, ma anche a favorire, diciamo a ridurre i problemi di calore e di idratazione, quindi di fessurazione termica, che vedremo nel seguito. Ecco, l'altro aspetto era il discorso del gradiente termico. Ho messo qua insieme due aspetti che possono essere visti insieme e che sembrerebbero in un primo approccio in contraddizione, cioè quello dell'utilizzo di calcestruzzi autocompattanti e quello di calcestruzzi a basso sviluppo di calore. I calcestruzzi autocompattanti sono notoriamente calcestruzzi in cui deve essere aumentata drasticamente il contenuto di fini finissimi. Ovviamente questo, se venisse fatto con un semplice incremento di un cemento di tipo 1 o di tipo 2, andrebbe ad aumentare il calore di idratazione. Ecco qui quindi che devo trovare, diciamo, un compromesso, nel caso la struttura sia anche una struttura di tipo massivo, andando a sostituire un normale cemento Portland o un CEM 2 con tutti quei cementi che abbiamo menzionato prima per problemi di durabilità, ma che qui ci ritornano utili per altri aspetti, quindi dove il contenuto di pozzolane sia decisamente più alto, oppure addirittura il filler sia costituito, quindi aggiunto oltre al cemento, sia costituito da una pozzolana che può essere per esempio una cenere volante, una loppa ad alto forno. Qui per esempio vedete riportato un calcestruzzo utilizzato per le fondazioni dei grattacieli di Porta Nuova Garibaldi, che aveva queste problematiche insieme, per cui vedete che innanzitutto è stato scelto un cemento pozzolanico, un 4A, ad un dosaggio relativamente basso, di 290 km cubo, a cui però è stata aggiunta oltre 150 kg di cenere volante. Questo per, da un lato, garantire il contenuto minimo di polveri che gli SCC richiedono e dall'altro anche per mantenere un rapporto acqua-legante molto basso, 0,38, che poi garantisse delle resistenze medio-alte, quindi oltre un RCK di oltre 50. E contemporaneamente appunto l'autocompattabilità e la pompabilità del materiale. Quindi i due tipi di calcestruzzo non sono incompatibili tra di loro, ovviamente sarà un compromesso, non sarà un calcestruzzo a bassissimo calore come può essere quello di una diga di calcestruzzo compattato, terra umida, rullato, però non sarà neanche un SCC diciamo normale, di altri utilizzi. Quindi io posso mettere insieme le due cose. Fondamentale nel caso del problema termico, la coibentazione che può essere fatta con le stesse cassaforme coibentate o con degli elementi, quindi dei cuscinetti che vengono messi, materiali coibentati superficialmente,
in modo da garantire che il gradiente termico, cioè dal massimo riscaldamento nel cuore del calcestruzzo e l'esterno, soprattutto in caso di climi freddi, non superi mai i 20-25 gradi, e la rimozione del materiale, della superficie protettiva coibentante andrà fatta quando sono sicura che questo gradiente termico si sia abbassato sotto i 20-25 gradi. Quindi da un lato riduco il calore minimizzando i dosaggi di cemento, implementando l'impiego di aggiunte minerali pozzolaniche, dall'altro proteggo. La protezione superficiale torna certamente utile anche per l'altro aspetto, quello del ritiro. Il ritiro, qui venite tipicamente una platea, così come le pavimentazioni, sono gli elementi più soggetti a questo aspetto. E un po' come il discorso del calore, qui si lavora sia a livello di studio della composizione, andando a ottimizzare i due parametri che vanno a ridurre il ritiro, cioè la riduzione del rapporto acqua-cemento da un lato, l'incremento della parte di aggregato inerte, quindi dello scheletro che mi fa si oppone alle contrazioni del materiale, e questo lo vedete rappresentato in questo piccolo grafico nell'angolo qui, dove vedete che in funzione del rapporto acqua-cemento, man mano che il rapporto acqua-cemento diminuisce e man mano che il rapporto inerte legante, inerte cemento diminuisce, io vado a diminuire il ritiro. A questo posso aggiungere altre precauzioni, diciamo, che si sono sviluppate negli ultimi decenni, cioè i cosiddetti additivi antiritiro, e se non bastasse, nel caso di completa compensazione del ritiro, la combinazione, che ha un effetto sinergico, diciamo, tra i riduttori di ritiro e gli agenti espansivi. E è importante, soprattutto nel caso anche dell'impiego degli agenti espansivi, comunque garantire una stagionatura umida almeno nei primi due giorni di vita del materiale. Questo tipicamente utilizzando la condizione ottimale di cui parlava anche il collega Pirovano prima, l'impiego di tessuti e non tessuti tenuti umidi, ulteriormente poi protetti con delle barriere impermeabili. E poi anche l'impiego di fibre, microfibre polimeriche, quando si voglia contrastare il ritiro plastico, cioè quello che avviene proprio nelle prime ore, fibre metalliche macrostrutturali per contenere eventualmente la fessura, e fessure anche successive dovute a ritiro idraulico. Perché, come abbiamo detto, è importante. Cioè, non si può completamente eliminare la formazione delle fessure, ma se queste rimangono nell'ordine di pochi micron, la durabilità viene comunque garantita. Le norme stesse, nel 206, danno, e anche le NTC, l'Eurocodice, danno dei limiti comunque di progettazione agli stati limiti di esercizio, che sono collegati proprio al contenimento delle fessure, che sono comunque accettate. Ecco, parlavamo poi del discorso della sostenibilità. Abbiamo visto come i problemi di l'impiego di cementi pozzolanici utili ai fini della resistenza chimica a cloruri, a solfati, alcali reattività, l'aiuto che danno nella riduzione del calore e idratazione, nella creazione di calcestruzzi autocompattanti con elevati contenuti di fini, nella riduzione del rapporto acqua-legante anche ai fini del ritiro, sono un elemento che
considerato favorevole e positivo anche nel in termini di sostenibilità. Utilizzare meno clinker vuol dire produrre meno CO2, utilizzare aggiunte minerali che sono non materiali naturali, perché quasi tutte, a parte le pozzolane naturali, ma che sono utilizzavano i romani, ma che praticamente ora non vengono praticamente più impiegate, in qualche cemento di miscela ancora ci sono, ma la maggior parte delle pozzolane standardizzate che hanno anche la norma di prodotto di marcatura CE sono tutti sottoprodotti industriali. Le ceneri volanti vengono dalle centrali elettriche a carbone. Fino all'anno scorso pareva che non se ne potessero trovare più, con la conversione delle centrali elettriche a carbone, a gas o a energia rinnovabile. In questo momento c'è stato un po' un arresto, purtroppo, perché alla fine era meglio non trovarle, perché i motivi che hanno portato alla riapertura delle centrali ovviamente non sono auspicabili, quindi per un pochino ancora si continuerà ad avere a disposizione queste aggiunte minerali. Le loppe d'alto forno vengono dagli altoforni, dalle acciaierie. Noi non ne abbiamo tantissime, la maggior parte della produzione veniva dalle acciaierie del sud Italia, e il fumo di silice, che è un prodotto, anche sottoprodotto della lavorazione di silicio, è una pozzolana molto reattiva, molto costosa, che viene utilizzata per lo più solo per i calcestruzzi ad alte, altissime prestazioni, in quantitativi limitati. Stanno venendo alla luce, si stanno sperimentando, certificando anche nuove pozzolane, anche queste tutte da sottoprodotti industriali. Mi viene in mente, mi vengono da citare le ceneri che derivano dalle ceneri pesanti dei termovalorizzatori, altro tema di cui si discute molto dal punto di vista ambientale in questo momento. Ecco, le ceneri pesanti macinate, bonificate, quindi dopo aver tolto tutti gli elementi metallici, non metallici, che vengono anche questi riciclati, possono essere macinati per produrre un'ottima aggiunta minerale con attività pozzolaniche. Esiste peraltro anche una certificazione speciale, chiamiamo, che è quello del benestare tecnico europeo, che alcuni produttori hanno fatto. Anche le ceneri da biomassa non sono da escludere a priori, avrebbero ancora bisogno di lavorazioni ulteriori, perché comunque troviamo delle particelle di combusto o comunque delle particelle leggere che possono più che altro esteticamente dare fastidio. Però se pensiamo all'impiego non tanto come un'aggiunta minerale pozzolanica, ma anche come un semplice filler, no? Negli autocompattanti, in strutture dove l'aspetto estetico non è poi così, cioè sono strutture che poi non vediamo, quindi interrate, e anche prodotti di questo tipo potrebbero essere valorizzate in qualche modo, no? Laddove magari in altri casi possono dare fastidio, nelle fondazioni potrebbero avere un loro perché, ecco, nei futuri sviluppi. Quindi questo è un po' il quadro, e questo era diciamo quel cerchio giallo che avevo messo al centro. Avete visto nella discussione, è ritornato un po' come elemento comune per risolvere varie problematiche. Grazie Silvia, grazie. Io voglio fare solo qualche considerazione, sì, molto veloce. Purtroppo quei cementi, se li vuoi magari far vedere, non è che in tutte le regioni d'Italia arrivino, cioè non ci sono. Allora uno dice, allora come fai? Ecco, come faccio? Io faccio, nel senso che tiro fuori le British Standard, che sono la versione europea inglese delle British Standard. Le British Standard permettono
va bene, la combinazione di cementi con per esempio slag, con fly ash, eccetera, ceneri e così via. Non so se faccio male, però in qualche occasione i direttori lavori li hanno accettati. Ma in realtà anche le norme nazionali lo permettono, perché la 11.104 ha allargato le combinazioni dei cementi con le varie pozzolane, dando il K che posso considerare, no? E non ci sono, nella 206 c'erano soltanto i CEM2, invece nella 11.104 mi permettono di fare più. Ci sono dei vincoli di peso, mi sembra. Ci sono, sì, dei vincoli di peso. No, io non voglio, io voglio essere libero, io voglio essere libero di mettere le ceneri che voglio. Però allora lì c'è il concetto di prestazione equivalente che c'è nelle British Standard, ma c'è anche nella 206, perché richiama, ci sono due norme che io posso utilizzare fare la valutazione della durabilità e delle prestazioni equivalenti. Però mi ci devo mettere un po' prima per farle digerire al capitolato, perché sennò arrivo all'ultimo. Assolutamente. Quindi lo posso fare. Silvia, una domanda: in classe di esposizione XA3 devi realizzare una fondazione importante o insomma delle opere controterra, terreno contaminato da solfati, sì. È obbligatorio utilizzare il famoso cemento ferrico, oppure ce la possiamo cavare per esempio con un CEM4, però facendo delle protezioni aggiuntive sull'opera, cioè accoppiando le due questioni, perché non è facile trovare il CEM1 52.5R ferrico a basso contenuto di alluminio. Ma io non devo usare, allora il CEM1 ferrico è solo uno dei tanti cementi resistenti ai solfati, e devo dire neanche il migliore. Se, come dicevo prima, se io devo scegliere un cemento resistente ai solfati, quello che è indicato come SR nella 197, che comprende i CEM1, i CEM4 e i CEM3. Se poi vado nella norma italiana, ok, c'è la norma 9156, mi sembra che sia, lì ho un ventaglio ancora superiore di cementi resistenti ai solfati. Da alta, la famosa classificazione media, alta o altissima è proprio nella norma italiana, non nella norma. E quindi io lì posso andare a scegliere, anzi a preferire a un CEM1 piuttosto altri tipi di cemento. Sì, esatto, no, te lo chiedevo perché ci siamo scontrati qualche volta con dei capitolati, con la direzione lavori. No, anche perché se mi scelgo un CEM1 resistente ai solfati, ma sviluppa un sacco di calore. Esatto. Se poi ho altri agenti aggressivi non va bene. È una questione importante da far capire soprattutto alla direzione lavori, alle imprese, questo fa, perché spesso ci scontriamo su questa questione questa classe di esposizione XA3 come se fosse chissà. Noi tecnologi riusciamo a risolvere il problema, come anche tu ci hai indicato, però spesso ci scontriamo con, probabilmente c'è un po' di ignoranza su questa tematica, credo. Grazie, grazie. Niente. Grazie Silvia, grazie mille.